Eccoci, siamo finalmente in compagnia di Titanfall, versione beta ovviamente. Proprio da oggi in tutto il mondo è partita la sessione che permetterà a tantissimi giocatori di provare in anteprima il gioco che poi uscirà a marzo. Titanfall, che dicevamo, ha l'ambizione da parte dei suoi sviluppatori di Respawn Entertainment di cambiare totalmente il concetto di multiplayer online per quanto riguarda gli FPS e portare avanti e evolvere una tipologia di gioco che comunque per quanto riguarda la generazione che è appena finita, è rimasta sempre molto ancorata ai capisaldi che solamente Call of Duty è stato in grado di dettare, cercando di essere rivaleggiato in alcuni ambiti, soprattutto per quanto riguarda il mercato console da Battlefield. Ma cosa contiene la beta di Titanfall? Andiamo insieme ad scoprirlo. Fondamentalmente si tratta di un piccolo assaggio di quello che sarà il gioco. Infatti avremo tre classi per quanto riguarda i piloti: il rifle, l'assassino e il close quarter, i tre loadouts praticamente utilizzano kit diversi. Avremo la carabina per quanto riguarda il rifleman, avremo una pistola semiautomatica per quanto riguarda l'assassino, e per quanto riguarda il close quarter uno shotgun anch'esso semiautomatico. Anche i titani sono tre, al momento ne ho sbloccati solo due. Il primo è l'assaltatore, il secondo è il tank e il terzo è l'artiglieria. Anch'essi sono dotati di abilità e armi. Adesso, appena entriamo in gioco, potranno essere utilizzate durante lo scontro. Per quanto riguarda le mappe, avremo due mappe su cui potremo giocare. Avremo un training in cui, anche discretamente lungo, in cui potremo testare e imparare quali sono tutte le mosse che si potranno compiere all'interno delle mappe, e avremo tre modalità di gioco principali. Attrition è una sorta di team deathmatch in cui dovremo scontrarci 6 contro 6, in cui ovviamente entreranno in gioco i titani, e ci saranno dei minions che sarebbero praticamente dei bot controllati dall'intelligenza artificiale che andranno a popolare la mappa di gioco. Hardpoint ci chiederà di conquistare e cercare di proteggere il più possibile tre punti che saranno posizionati casualmente all'interno della mappa, e più tempo la squadra riuscirà a tenere i tre punti, e più probabilità avrà di vincere il match. Last Site Standing invece è una modalità particolare in cui tutti i giocatori partono con i titani, e chi avrà eliminato il resto dei titani avrà vinto. A differenza delle altre modalità, in Last Titan Standing non ci sarà il respawn, quindi una volta morti non ci sarà modo di entrare nuovamente in gioco. Ma come funziona Titanfall? Adesso entriamo in una partita velocemente e cerchiamo di farvi capire un attimino come funziona il gioco. Allora, avremo due fazioni, gli MC e i Militia, che si scontreranno su una mappa di gioco. In questo caso la mappa si chiama Fracture. Chi ha avuto modo di vedere i video provenienti dalle varie fiere che si sono tenute lo scorso anno sicuramente riconoscerà la mappa. Come potete vedere, adesso non è ancora sbloccato, ma ci saranno le sfide, un po' come è successo in Call of Duty per chi è pratico del genere, che si sbloccheranno da livello 4 e che permetteranno di prendere punti esperienza aggiuntivi. E ovviamente al momento non è possibile, ma sicuramente ci sarà la possibilità di andare a personalizzare i loadouts sia del nostro pilota che del titano che comanda. Adesso ci siamo. Io, prima ancora di incominciare, vi chiedo scusa, non ho ancora fatto molta pratica con il gioco, a differenza del nostro boss Luca Gambino, che è già fortissimo, e quindi non sono sicurissimo di potervi offrire uno spettacolo degno di chiamarsi tale. Però, insomma, serve giusto per introdurci un attimo a quelle che sono le meccaniche di gioco di Titanfall e in cosa si differenzia dagli altri FPS attualmente sul mercato. Noi facciamo parte dell'EMC e il nostro obiettivo per quanto riguarda questa modalità, come detto poco fa, è quello di cercare fondamentalmente di fare semplicemente più punti della squadra avversaria, andando a uccidere sia personaggi controllati da altri utenti, sia titani, sia ovviamente i bot di cui parlavamo poco fa.
Una volta in gioco capirete subito che il feeling è preso fondamentalmente molto molto da quello che ha saputo regalare COD con i vari capitoli in passato. Ovviamente, essendoci molti sviluppatori che lavoravano principalmente alla serie di Activision, la filosofia di gioco è stata portata pesantemente all'interno di Titanfall. Questo però non gli vieta di essere un titolo particolare e inedito. Come vedete, innanzitutto si tratta di un gioco decisamente più veloce per quanto riguarda i movimenti e soprattutto c'è una componente parkour molto molto interessante. Come potete vedere, infatti, il personaggio è in grado di saltare e di aggrapparsi a più di una parete. Quasi tutto quello che vedete su schermo si potrà utilizzare per arrampicarsi e posizionarsi in posizioni molto strategiche sulla mappa. Ovviamente tutto questo è gestito da un comportamento più inedito per quanto riguarda i movimenti dei giocatori. Infatti il nostro pilota sarà in grado sia di saltare ma di effettuare anche un doppio salto facendo un doppio tap sulla A, e ovviamente questo gli permetterà, come detto, di raggiungere zone che altrimenti non sarebbe possibile raggiungere. Inoltre sarà possibile camminare sui muri, come vedete in questo momento, effettuare e performare delle azioni da parkour che ricordano forse anche un pochino Mirror's Edge. Quello che vedete adesso appena abbattuto è un personaggio proveniente dalla milizia, quindi questi personaggi sono controllati controllati dall'IA. In fondo sulla destra troverete il tempo necessario per il drop del vostro piano, l'arma che state equipaggiando, le granate che verranno lanciate come sempre con RB, mentre con LB si potrà utilizzare una sorta di tuta mimetica che per un breve lasso temporale, come vedete in questo momento, vi renderà invisibili ai nemici e che vi permetterà sia di cercare di colpire alle spalle i vostri avversari, ma soprattutto se vi trovate in situazioni molto spiacevoli con un titano di fronte, di cercare di disorientarlo e passare a una fuga un po' più sicura. Io ovviamente sono già morto 6 miliardi di volte, ma questo voi fate finta che non sia mai successo. Per quanto riguarda le armi, abbiamo anche quest'arma che è molto particolare, una pistola semi-automatica. Adesso siamo veramente nella situazione peggiore che potesse capitare, dobbiamo di uscirne con classe. Come vedete i bot dell'intelligenza artificiale non sono proprio intelligentissimi. Ecco, in questo momento il titano può essere droppato, quindi aspettiamo che arrivi. Dopodiché, semplicemente avvicinandoci e tenendo premuta la X, entreremo all'interno del cockpit. Il titano, a differenza del personaggio, non può saltare, ma può usare una particolare abilità dash, che deve essere comunque ricaricata, quindi bisogna saperlo usare con intelligenza, e ci permetterà appunto di andare a gestire tutto quello che è la parte più action della gestione del titano. Anche il titano, adesso cerco di farvelo vedere, può utilizzare del melee. In questo caso l'ha utilizzato lui contro di me e, come vedete dalla kill cam, mi ha asportato totalmente dalla cabina di comando e mi ha gettato in preda alla morte. Sicuramente rispetto ad altri titoli Titanfall è decisamente frenetico, fa proprio della frenesia la componente principale di gioco e siamo curiosi di capire, insomma, poi una volta che i giocatori avranno potuto fare un po' di esperienza con il titolo, come verranno gestite e come funzioneranno le varie modalità di gioco. Una volta che il titano è stato distrutto, ci sarà un tempo necessario perché possa esserne droppato uno nuovo, e come vedete sempre in fondo, in basso sulla destra dello schermo, potete notare
questo timing che va a scadere. Potranno anche utilizzare i titani stando alle loro spalle e usandoli come sorta di scudo per cercare poi di distruggere quelli che sono i titani degli avversari. Insomma, le modalità e le varie tattiche che si possono utilizzare all'interno del gioco sono tantissime, partendo da appunto tutte le abilità parkour che sono disponibili da parte del pilota, fino ad arrivare appunto a l'utilizzo dei titani come shield e l'utilizzo dei titani stessi per attaccare. Il giocatore può davvero sbizzarrirsi su come utilizzare il proprio personaggio all'interno della mappa. Parlando appunto della mappa, possiamo dire che ci troviamo davanti a degli ambienti di gioco discretamente vari e ampi, giusto per utili anche a giustificare la presenza di robot così grandi come i titani. Al momento sono presenti solo due mappe, questa un po' meno ispirata secondo i miei gusti, l'altra decisamente più bella e intrigante da giocare, però ovviamente siamo solo alle prime impressioni e come tali vanno prese in attesa appunto di giocare poi la versione definitiva del titolo. Ecco, una volta che la mappa sarà finita, in base alla vittoria o alla sconfitta, ci sarà una sorta di situazione in cui dovremo arrivare al punto di estrazione e cercare di difenderlo senza morire. Solo in questo caso la morte porterà all'uscita automatica della partita. Come avete visto, anche nel momento in cui si viene uccisi e si è piloti del titano, si viene lanciati letteralmente in aria e per qualche minuto si potrà avere un overview totale sulla mappa di gioco, e questo ci permetterà appunto di gestire un attimino di più la componente tattica sul titolo, sulla mappa e sulle azioni da fare una volta che siamo stati espulsi dal titano. Se si riuscirà ovviamente a raggiungere l'elicottero, il giocatore verrà premiato con dei punti esperienza aggiuntivi che gli permetteranno appunto di raggiungere livelli superiori e quindi sbloccare nuovi oggetti e nuove caratteristiche sia per il pilota che per il titano. Direi che con questa prima infarinata di quello che è il gameplay di Titanfall è tutto. Ovviamente continuate a seguirci, perché nell'arco dei prossimi giorni vi forniremo sicuramente un articolo estremamente dettagliato su quella che è la beta di Titanfall e quello che è il gameplay che si è potuto provare. Ovviamente il tutto sarà collegato da altri video che spero, facendoci un po' più di mano e un po' più di esperienza, saranno un pochino più belli da vedere. Quindi direi che per il momento è tutto, non mi resta che salutarvi, vi consiglio come sempre di continuare a seguire il nostro canale YouTube per nuovi video gameplay, video anteprime, recensioni di videogiochi e cinema, e ovviamente di seguire gamesurf.it, perché proprio nella giornata di oggi stiamo regalando delle chiavi che vi permetteranno di raggiungere la beta insieme a me, insieme a mille altri giocatori, e poter testare le potenzialità del titolo. Per il momento è tutto, quindi ciao a tutti e alla prossima!